È Seal to Silver, Seal to Silver, coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti ragazzi e bentornati nella quest principale di Skyrim. Siamo al nostro 10° episodio, cifra tonda in armatura orchesca con uno spadone di vetro. Quindi ecco qui la nostra armatura orchesca, che l'abbiamo resa leggendaria, come vedete, di livello, con il nostro, la nostra forgiatura che è quasi a 100, ma mi manca ancora un po' per portarla a 100, quindi eccoci qua. Stiamo andando ad incontrare Esbern ed Elfin vicino al Tempio del Rifugio Celeste. Peccato che ci sia un piccolissimo problema qua, ovvero un brutto campo di rinnegati che non ci voleva proprio. Di solito qui attacca anche un drago quando a livello di trama, però io ne ho ucciso uno pochi secondi fa di drago. Non vorrei, arrivando qui, non vorrei che fosse il drago che attaccava. Ah no, eccolo, eccolo. Giustamente non si fa mancare. Se combatti i rinnegati non mi fa schifo come cosa. Poi questi che sparano il gelo, come dicevo, sono fastidiosi. E ragazzi, subito all'inizio del nostro gameplay, mentre raccolgo forse una zanna di mammut che non dovevo raccogliere, mannaggia me. No. Allora, cosa ho raccolto? Lo scoprirò solo vivendo. Cosa ho raccolto? Aia. Allora, mentre siamo all'inizio gameplay e stiamo menando i rinnegati, volevo consigliarvi, non lo faccio da tempo, il canale di un mio amico, comunque, un mio amico con cui collaboro anche qui, sia su YouTube, Facebook, per i video e tutto. Salve Delfin! Non farti colpire Delfin, sennò poi mi si rivolti di lontano. Comunque, questo mio amico Gianluca, appunto, ha anche un canale qua su YouTube che vi lascio in descrizione con la miniatura video a fine video, che ha trattato il tema molto attuale, possiamo dire, dove abito io, ma anche molto molto sensibile, dell'amianto, nella sua ultimo lavoro, nella sua ultima opera, con attori anche con cui ho lavorato anch'io, veramente di ottimo calibro. Quindi vi consiglio la visione di questo corto di Gianluca, appunto, e della sua casa cinematografica Kaido Filmmaking. Quindi giustamente ogni tanto le marchette le deve fare anche Sento Silver, ma Sento Silver fa le marchette per amicizia con le persone, quindi non le faccio certo per un ritorno di denaro. E niente, quindi vi consiglio di andare a vedere i suoi lavori, e quindi salutiamo Gianluca e speriamo a breve di collaborare ancora insieme. Quindi adesso, in questo periodo, come sapete, con tutte le strette del governo e quant'altro voi vogliate, siamo tutti un po' fermi per via delle nuove misure di sicurezza. Però ecco qua il drago, il lavoro grosso l'ha fatto qualcun altro, non noi sicuramente. Guarda quante belle scaglie di drago. Qui c'è anche una Graven da queste parti. Qua troverete le borse dello speziale, che sono, e qua ci pigliamo tutta sta roba che la possiamo vendere. Potete buttare il gigante, ok. Dai, fine, ce ne siamo andati fuori da sta. Da sta brutta situazione, sono morti tutti qua, insomma, tutti quanti i rinnegati ci hanno fatto ciao ciao, eh. Direi che ci stiamo avvicinando. Proseguiamo. Tanto che lei e Esbern sono due macchine di morte, eh. Comunque erano delle Blade, ci sta, essendo dei combattenti scelti. Salve Esbern. Quindi andiamo. Ed eccoci a Pinnacolo di Kart, quindi siamo vicini al nostro
Esbern ed Elfin sono qui con noi. Procediamo, ragazzi. Entriamo. Ok. Ma stai fermo. Pigliati un fusolo da di cortesia. Fanno manco in tempo a muoversi i nemici, che arrivano i due mastini lì. Sai che non ho lottato il rinnegato giusto. No, è proprio questo. Adesso metto un pugnale lanico. Che roba scandalosa. Esben che intanto chiama gli elementari. Ma sì, va tutto bene. È tutto pronto! Come si dice ultimamente qua sul web. Ho sentito che è un meme abbastanza... Vedete che il nostro Sentinel Silver si mette a dire così, né, mentre sta andando a compiere il suo destino. Non è che ci fa sta gran figura, però ogni tanto ci vuole anche un po' di goliardia, anche un po' di spettacolo, un po' di scena. Sì, questi sono simboli di Akavir. Lo dobbiamo girare. Vediamo. Tu hai il simbolo del re e del guerriero. E ovviamente il simbolo del sangue di Drago. Sorta di freccia che punta verso il mare. Qualunque cosa tu abbia fatto ha funzionato. Vediamo cos'altro ci hanno lasciato le vecchie blu. Ok, vediamo cos'altro ci hanno lasciato le vecchie Blade. Guardate qua. Queste sono piastre a pressione che a me, con me non partono per il semplice fatto che ho la perk, ma in realtà state attenti. Vedi questi simboli a terra? Tranquillo Esbern, ho la perk che non mi fa attivare le trappole a pressione. Sì, credo che siamo vicini all'ingresso. Ed eccoci arrivati, ragazzi. Più o meno. Eccoci. Dove c'è quel faccione lì? Tempio del Rifugio Celeste. Avete appena sentito un caso di Christian Selvatico, ovvero il mio vicino, che ha lanciato un urlo, non so perché. Allora, dobbiamo aprire questo faccione qui gigante, quindi attendiamo i nostri compagni che arrivino. È anche molto ben conservato. Salutiamo anche Christian. Ecco il sigillo di sangue. Si tratta di un'altra arte perduta degli Akaviri. Suppongo si azioni con... beh, con il sangue. Il tuo sangue. Sangue di drago. Prova. Guardate a qua. Sull'incisione. Osservate come le antiche Blade... Attiva sigillo di sangue. Entriamo al tempio del Rifugio Celeste. Allora, ecco il muro di Aldwin. Compagni, vedo una torcia in lontananza e avremmo del lavoro da fare qua, eh? Sì, ho capito che avete trovato i bassorilievi dei sacerdoti di Drago e tutto. Incredibile. È evidente come gli artigiani Akaviri stessero iniziando a seguire lo stile più morbido dei Nord. Siamo qui per il muro di Alduin, vero Esbern? Sì, certo. Credo che avremo tempo per guardarci intorno più tardi. Ora vediamo cosa ci aspetta più avanti. E ha ricordato anche Delphine che siamo qua per il muro di Alduin.
Vabbè, accendete le torce voi intanto. Per le ossa di Shor, eccolo, il muro di Alduin. Come si è conservato bene? Non avevo mai visto un esempio migliore di basso rilievo risalente agli inizi della seconda era Akan. Esper, ci servono informazioni, non una lezione sulla storia. Sì, sì. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ecco Alduin. Questo pannello risale all'inizio del tempo, quando Alduin e il culto del drago regnavano su Skyrim. Qui gli umani si ribellano contro i loro padroni draghi, dando vita alla leggendaria guerra dei draghi. La sconfitta di Alduin occupa la parte centrale del mondo. Ecco, qui sta cadendo dal cielo. Le lingue dei Nord, i maestri della voce, sono schierate contro di lui. Ebbene, come hanno fatto a sconfiggerlo? Siamo qui per questo, no? Bisogna avere pazienza, mia cara. Gli Akaviri non erano un popolo diretto. Tutto ciò che ci hanno lasciato è espresso attraverso allegorie e simbolismo epico. Sì, sì, questi segni che fuoriescono dalle bocche degli eroi Nord. È il modo con cui gli Akaviri indicano un urlo. Ma non sappiamo a quale urlo si riferiscano. Probabilmente ha a che fare con i draghi, o addirittura con Alduin in persona. Vuoi dire che hanno usato un urlo per sconfiggere Alduin? Ma ne sei certo? Oh, sì! Non avrebbero parlato così tanto dell'urlo se non fosse stato importante. Ricorda, questo muro è stato creato come memoria per le Blade del futuro. Nulla è qui per caso. Dunque stiamo cercando un urlo. Accidenti. Hai mai sentito parlare di una cosa del genere? Un urlo che può abbattere un drago mentre vola? I Barbagrigia potrebbero saperlo. Probabilmente hai ragione. Speravo di non doverli coinvolgere, ma pare che non abbiamo scelta. Cos'hai contro i Barbagrigia? Fare a modo loro significa starsene seduti sulla montagna a parlare al cielo o qualunque cosa facciano lassù. I Barbagrigia hanno talmente paura del potere che non lo usano. Pensaci. Hanno tentato di fermare la guerra civile o sono intervenuti contro Alduin? No. E loro ti temono. Hanno paura del tuo potere. Fidati di me. Non c'è nulla da temere. Pensa a Tiber Septim. Credi che avrebbe fondato l'impero se avesse dato ascolto ai Barbagrigia? I Barbagrigia potrebbero aver ragione. Il potere è pericoloso. Solo se non sai come usarlo. Tutti i grandi eroi hanno dovuto imparare a utilizzare il proprio potere. Quelli che hanno voltato le spalle al proprio destino. Immagino che tu non ne abbia mai sentito parlare, vero? E poi ci sono i cattivi. Quelli che usano il loro potere nel modo sbagliato. C'è sempre una scelta. E si corrono sempre dei rischi. Ma se vivi in preda alla paura di ciò che può andare storto, alla fine non concluderai nulla. Come i Barbagrigia sulla cima della loro montagna. Meglio andare a vedere cosa sa Aegnir su questo urlo. Bene. Per fortuna ti avevano già ammesso nella loro piccola setta. Dubito che avrebbero aiutato me o Esbern se fossimo arrivati. Esploreremo il Tempio del Rifugio Celeste e scopriremo se le vecchie Blade hanno lasciato qualcos'altro per noi. È un nascondiglio migliore di quanto sperassi. Che Talos ti protegga. Ecco qua, nel terzo perfetto, pannello, ragazzi. Fate il muro di Alduin. Gli Akaviri a Tamriel, in cerca del sangue di drago. Ecco gli Akaviri, le Blade. Osserva le loro caratteristiche spade lunghe. Ora si inginocchiano. La loro antica missione è compiuta. Mentre l'ultimo sangue di drago combatte con Alduin alla fine del tempo. Mi stai seguendo, Delphin? Potresti imparare qualcosa sulla nostra storia. Conosco la profezia a memoria. Un tempo la conoscevano anche tutte le Blade. Quando il malgoverno si insedia agli otto angoli del mondo.
Quando la torre d'ottone cammina e il tempo viene rimodellato. Quando il tre volte benedetto fallisce e la torre rossa trema. Quando il sovrano sangue di drago perde il suo trono e la torre bianca crolla. Quando la torre innevata giace separata, senza re e sanguinante. Il divoratore del mondo si risveglierà e la ruota poggerà sull'ultimo sangue di drago. Quindi ragazzi, questa profezia è riferita al fatto... Voglio dare un'altra occhiata in giro per vedere cosa ci hanno lasciato le vecchie prime. Al fatto... Sì, mi sembra un'ottima idea. Chissà quali altri tesori dimenticati potremmo trovare. Loro vi danno anche degli indizi, come vedete. Questo è riferito al fatto di tutti i vecchi Elder Scroll. E qui con tutti gli eventi che sono successi, ecco qui cerca baule, qui troverete lo scudo delle Blade, i guanti delle Blade, gli stivali delle Blade, l'emmo delle Blade e la corazza delle Blade. Ecco qua. E ci vestiamo come una Blade. E cosa più importante, qui c'è il flagello del drago, la spada delle Blade. Qui c'è un libro sull'abilità, l'etichetta della mazza che ve l'ho già fatto vedere. Ed ecco qui. Stiamo trasportando troppo peso. Mannaggia noi. Flagello del drago è una katana unica del gioco che ci fa 40 danni ai draghi e 10 punti in danno d'elettricità a tutti gli altri nemici. Ecco qui. Quindi mettiamo giù qualcosa, ragazzi, perché almeno ci possiamo muovere. Quindi vediamo cosa abbiamo che... Mentre... delle pelli che ci fanno peso. Ok, ora ci possiamo muovere. Ecco, bestiario non me l'aveva preso. Non è incantata come armatura, però lo scudo delle Blade. Ed ecco qua, questa è la nostra armatura delle Blade. Bellissima, veramente. Sempre trovata stupenda questa armatura, credetemi. Quindi venite qui a recuperare, anche perché poi vi diventeranno stili le Blade e non potrete più prendere nulla se non rubando dalla loro riserva. Ecco, quindi ora usciamo di qui, quindi ricordatevi di recuperare questi oggetti. Come dicevamo, tutti gli eventi degli Elder Scrolls portano al risveglio del divoratore del mondo e la ruota grava sull'ultimo sangue di drago, quindi su di noi. Tutta questa lore ci porta a questa cosa, come avete visto. Perfetto. Allora, adesso dovremo andare a sentire cosa hanno da dirci Barba Grigia. Questo è il nostro giardino, diciamo, dello Skyhaven Temple, del Tempio del Rifugio Celeste. Noi facciamo un teleport veloce per la Gola del Mondo, a Rotgar Alto. Ecco. Ed eccoci giunti a Rotgar Alto. Pronti ad andare a parlare con i Barba Grigia. Maestro Ragnir, andiamo da lui. Ecco lì. Ti guidi, che il cielo ti protegga. Devo imparare l'uri usato per sconfiggere Alduin. Come fai a saperlo? Con chi hai parlato? È stato inciso sul muro di Alduin. Le Blade, ma certo. Sono specializzate nell'immischiarsi in cose che a malapena capiscono. La loro arroganza non conosce limiti. Hanno sempre tentato di allontanare il sangue di drago dalla via della saggezza. Non ti abbiamo insegnato nulla. Preferiresti essere un mero strumento nelle mani delle Blade che ti userebbero per i loro scopi? Le Blade vogliono solo sconfiggere Alduin, tu no? Ciò che io voglio è irrilevante. Quest'urlo è già stato usato in passato, vero? Ed eccoci di nuovo qui.
Hai mai pensato che era impossibile sconfiggere Alduin? Quelli che in passato lo hanno rovesciato hanno solo rimandato il giorno della resa dei conti, non l'hanno fermato. Se il mondo deve finire, così sia, che finisca e rinasca. Dunque non mi aiuterai? No, non ora, non finché non tornerai sulla retta via. Oh, Dio! Lustovaki, Strudul, Rockfentinvak, Ardunax. Perdonami, ho perso il controllo. Ho permesso alle emozioni di ottenebrare il mio giudizio. Maestro Einhard mi ha rammentato il mio dovere. Non sono io a dover decidere se aiutarti o meno. Puoi insegnarmi questo urlo? Non posso insegnartelo perché non lo conosco. Si chiama Squarcio del Drago, ma le sue parole del potere ci sono ignote. Non rimpiangiamo questa perdita. Nella via della voce non c'è posto per Squarcio del Drago. Credevo così conoscessi tutte le parole del potere. Ma non Squarcio del Drago. La conoscenza di quell'urlo si è persa nel tempo, prima dell'inizio della storia. Forse la conoscevano solo i suoi creatori, ma non sono io a doverti dire certe cose. Cosa c'è di così terribile nello squarcio del drago? È stato creato da coloro che vissero sottomessi alla spaventosa crudeltà del culto del drago di Alduin. Hanno vissuto all'insegna dell'odio per i draghi e hanno trasferito tutta la loro rabbia e il loro odio in quest'urlo. Quando apprendi un urlo, esso penetra in tutto il tuo essere. In un certo senso, tu diventi l'urlo. Per imparare a utilizzare quest'urlo, dovrai far entrare questo male dentro di te. Se urlo è andato perso, come farò a sconfiggere Alduin? Solo Parthurnax, il maestro del nostro ordine, può rispondere a questa domanda, se decide di farlo. Chi è Parthurnax? Lui è la nostra guida. La sua maestria nella via della voce è impareggiabile. Devo parlare con Parthurnax. Non era il momento per te, e non lo è ancora. Ma grazie alle Blade, ora hai delle domande a cui solo Parthurnax può dare risposta. Perché non ho ancora incontrato Parthurnax? Vive recluso sulla cima della montagna. Ci parla raramente. E non si rivolge mai agli stranieri. Essere ammessi al suo cospetto è un grande privilegio. Come faccio ad arrivare in cima alla montagna per vederlo? Solo coloro la cui voce è forte possono trovare la strada. Vieni, ti insegneremo un urlo che potrà condurti da Parthurnax. Ok, è giunto il momento, signori, di incontrare il maestro dei Barbagrigia, Parthurnax. E vi ricordate che cosa dicevano le iscrizioni quando abbiamo fatto il pellegrinaggio ai 7000 gradini per Rothgar Alto, giusto? Su chi è Parthurnax e cosa fece in passato? Ebbene, se avete letto come me, abbiamo letto insieme, se vi ricordate avete visto quell'episodio, e vi ricordate quelle parole, sapete già chi e cosa è Parthurnax. Quindi non sarà una sorpresa per i molti. Ma la prima volta che giocai, che non lessi la lore, giustamente, ammetto che fu una grossa sorpresa per me. Quindi, pronti, andiamo a incontrare Parthurnax. Ah, prego, Maestro Borri, dopo di lei. Ah, è così gentile da farmi andare proprio. No, vada, vada, Maestro Borri. Ok, andiamo. Ed eccoci qua. Di nuovo nel cortile di Rothgar Alto. Vedete nella minimappa che già vediamo la gola del mondo. La via per Parthurnax si apre oltre questa porta. Ti mostrerò come rivelarla. Lock.
compreso la seconda parola dei poteri ceri limpidi dell'urlo e anche l'ultimo. Concedo la mia conoscenza dei cieli limpidi. Questo è l'ultimo dono che ti viene concesso, sangue di drago. Fanne buon uso. Ok, grazie Agnew. Allora, nella sezione urli... Solo temporaneamente. La via per Bartonax è perigliosa. Non va affrontata con leggerezza. Non fermarti. Resta concentrato sull'obiettivo e raggiungerai la tua meta. Ok, dicevamo, nella sezione urli dovrei avere cieli limpidi. Ecco qua. E ci mettiamo rapido anche il soffio di fuoco. Poi capirete perché. Ed ecco qui. Abbiamo aperto la strada per Paltornax, però dovremo ricaricare l'urlo a breve, Di nuovo. Come mai il caparetto non... Niente, volevo prendere le corna del caparetto, ma ci è andata male, ragazzi. Ok. Vai. Ok. È vero, non posso raccogliere niente, ragazzi, perché sono... Ok, vediamo se così può andare. Sono al limite di peso, è vero, non lo sapevo più. Qua c'è una vena di orialco, se vi interessa. Io non posso andare perché sono al limite di peso, ma io ve la segnalo. Troll! Ma è un troll vero. Ok, non prendiamo il grasso di troll perché tanto siamo al limite di peso. E continuiamo a salire. Vedete la salita per arrivare a Paltornax. Di nuovo. E spaziamo via la nebbia. E sono questi venti impetuosi per arrivare in cima. È inutile che ammazziamo il capretto, ragazzi, perché tanto se ci sono le corna non le possiamo prendere, che sono al limite di peso, come dicevamo. Ed eccoci, l'ultima volta per usare cieli limpidi per sfondare questa barriera. Vai. Ed eccoci alla gola del mondo, ragazzi, con un altare del drago distrutto. Io sono Parturnax. Chi sei? Cosa ti porta sulla mia strunna, la mia montagna? Non mi aspettavo che tu fossi un drago. Io sono come mi ha fatto mio padre Akatosh. Come te, Dovahkiin. Dimmi, perché vieni qui, Volan? Perché interrompi la mia meditazione?
Devo imparare Urio Squarcio del Drago. Puoi insegnarmelo? Drem, pazienza. Durante il primo incontro di due Dov, ci sono alcune formalità da osservare. Come da tradizione, l'anziano parla per primo. Ascolta il mio Tuhum, sentilo dentro di te e usalo, se tu sei il Dovahkiin. Perché entri qui? Ok, lui ci insegnerà a parlare del potere bruciando il muro del drago. Ecco qui, vedete, inferno soffio di fuoco. Perfetto, adesso abbiamo l'urlo soffio di fuoco potenziato. Ora mostrami ciò che sai fare. Compiacimi non come mortale, ma come Dova. Ok, adesso usate l'urlo soffio di fuoco su Paltor. Ah, sì. Sossido Losmoon. Il sangue del drago scorre dentro di te. Era da tempo che non avevo il piacere di discorrere con uno della mia stirpe. Ah, ti stavo aspettando, Rodo. Non avresti fatto tutta questa strada per Tinvac con un vecchio Dova. No, tu cerchi un'arma da usare contro Alduin. Come sapevi che sono qui per Squarcio del Drago? Alduin, come i Tid. Cos'altro potresti cercare? Alduin e Dovahkiin si riuniscono. Ma io non conosco il Tuhum che cerchi. Krosis, non posso conoscerlo. La tua specie, Jor, i mortali, l'hanno creata come arma contro i Dov, i draghi. Le nostre atrime, le nostre menti, non possono neanche comprendere la sua natura. Come faccio a impararlo? Drem, tutto a tempo debito. Prima rispondi a una domanda. Perché vuoi imparare questo Doom? Mi piace questo mondo e non voglio che finisca. Rusa, una ragione come un'altra. In molti la pensano come te, anche se non tutti. Alcuni direbbero che tutte le cose devono finire, così che possano esistere le successive. Forse questo mondo è semplicemente l'uovo del prossimo Kalpa? Lein Vokin? Può impedire al prossimo mondo di nascere? Il mondo futuro dovrà badare a se stesso. Path, una risposta sensata. Rofus, forse la tua funzione è solo quella di portare equilibrio tra le forze per accelerare la fine di questo mondo. Anche noi, che cavalchiamo le correnti del tempo, non possiamo vedere oltre la sua fine. Vulsedid, l'Ostarodis. Coloro che tentano di accelerare la fine potrebbero posticiparla. Coloro che operano per allontanare la fine potrebbero farla avvicinare. Ma tu hai appagato a sufficienza la mia passione per l'oratoria. Krosis, ora risponderò alla tua domanda. Sai perché vivo qui, sulla cima del Monaven? Quello che voi chiamate la gola del mondo? Hai detto che avresti risposto alla mia domanda. Drem, pazienta.
sto rispondendo a modo mio. Questa è la montagna più sacra di Skyrim. Zok Revakstrumna, la grande montagna del mondo. Qui le antiche lingue, i primi mortali maestri della voce, affrontarono e sconfissero Alduin. Usando Urlo squarcio del drago, vero? Sì e no. Vic Nuzzikron, Alduin non è stato neanche davvero sconfitto. Se così fosse, oggi tu non saresti qui a cercare di sconfiggerlo. Allora i Nord usarono Squarcio del Drago per sconfiggere Alduin, ma non fu sufficiente. Ok Mulag Unslad. Fu il Kel, l'antica pergamena. La usarono per mandarlo alla deriva nelle correnti del tempo. Vuoi dire che gli antichi Nord hanno mandato Alduin nel futuro? Non volontariamente. Alcuni speravano che fosse sparito per sempre. Perduto. Meie. Ma lo sapevo. Tid Boamativ. Il tempo scorre sempre in avanti. Un giorno sarebbe apparso. Per questo ho vissuto qui. Ho atteso per migliaia degli anni dei mortali. Sapevo che sarebbe apparso, ma non sapevo quando. In che termini ciò può essere d'aiuto? Tid Krent, il tempo è stato sconvolto per quello che gli antichi Nord hanno fatto ad Alduin. Se hai riportato qui quel Kel, quell'antica pergamena, alla Tid Aran, la ferita del tempo. Con l'antica pergamena utilizzata per spezzare il tempo, potresti riuscire a tornare indietro, dove il tempo si è interrotto. Potresti imparare Squarcio del Drago da coloro che l'hanno creato. Sai dove posso trovare un'antica pergamena? Crosis. No. So molto poco di ciò che è accaduto nel mondo durante i lunghi anni nei quali ho vissuto qui. Sembri sapere più cose di me. Esbern o Aegnir potrebbero avere qualche idea. Fidati del tuo istinto, Dovahkiin. Il tuo sangue ti mostrerà la strada. Dunque, hai percorso tutta la strada fino a qui per arrivare a me. Non si tratta di un compito facile per un Yor, un mortale. Anche per uno di Dova Soos, sangue di drago. Cosa vuoi chiedermi? Su, Rem Yollok, salute! E qui potete parlare con Palturnax, quindi. Parla, ti ascolto. Sostanzialmente potreste elargire tutte le conoscenze di Palturnax, che come vedete si mette qua e potete... Oh, beh, è abbastanza irrequieto. Allora, signori, io direi di tornare da Maestro Aegnir, perché possiamo andare da lui o da Esbern, quindi andiamo a Hrothgar Alto e parliamo con lui per scoprire qualcosa di più riguardo l'antica pergamena, e poi dopo ci saluteremo, perché il prossimo episodio, l'11, quando andremo a prendere l'antica pergamena, dovremo essere membri della Gilda dei Maghi. Quindi ecco, siamo tornati giù qua, entriamo, perché alla Gilda dei Maghi vi daranno la dritta su dove trovare l'antica pergamena. Io so già dove andare a trovare, ma voglio fare ruolare la cosa in modo che tutti quanti vedremo il progredire della storia. Dunque, hai parlato con Palturnax. Il sangue di drago arde dentro di te. Ti ha detto quello che volevi sapere. Ti ha insegnato l'urlo squarcio del drago? No, ma mi ha detto come scoprirlo. Eh sì.
Se reputa sia necessario che tu lo impari, asseconderemo la sua volontà. Ho bisogno dell'antica pergamena. Dove posso trovarla? Non ci siamo mai preoccupati delle pergamene. Anche gli stessi dei avrebbero giustamente paura a immischiarsi in cose del genere. Per quanto riguarda dove trovarle, blasfemie di tal genere sono solitamente appannaggio dei maghi di Winterhold. Forse potrebbero dirti qualcosa a proposito dell'antica pergamena che cerchi. E qui potete fargli altre domande, ma anche qua potrete svilupparlo voi. Detto questo, ragazzi, siamo alla fine di questo episodio. Abbiamo scoperto che dobbiamo andare dai maghi di Winterhold, appunto a Winterhold, per apprendere di più su dove poter trovare la papabile antica pergamena. Se vi è piaciuto dunque questo episodio, io vi chiedo di lasciare like, ragazzi, che aiuta una cifra al canale, ma soprattutto iscrivetevi per sapere quando metto online un nuovo episodio di Elder Scrolls 5, appunto l'antica pergamena che andremo a cercare, che dà il titolo a Skyrim. Quindi, detto questo, grazie a tutti di aver visto il video e ciao ciao!